Ciao a tutti, faccio questo video per spiegarvi più o meno le basi per cominciare a suonare un tank drum oppure tamburo armonico a doppia faccia, come questo ad esempio, vedete? Ripeta lì sia da questo lato qua che da questo lato. Quindi abbiamo 20 note, due scale diverse, 10 note per ogni scala. Qui abbiamo un sol minore. Cominciamo dalla base. Per fare la scala abbiamo questi fogliettini, questo qua è un po' rovinato però si vede, in cui sono scritti i numeri, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Facciamo, che dobbiamo fare? Dobbiamo suonare questi numeri in ordine. Innanzitutto vi dico che la nota più lunga deve stare davanti a voi, la parte opposta a voi, e deve essere qua, come ce l'ho io adesso. Poi ognuno è libero di metterlo come vuole, di tenerlo come vuole, però il modo corretto è proprio questo. Quindi andiamo a fare questa scala con i numeri che abbiamo. Abbiamo un Sol, abbiamo un Si bemolle, abbiamo un Do, abbiamo un Re, un Fa, un Sol, Si bemolle. Tengo un po' male, un Do e un Re. Adesso vi spiego perché questa nota non suonava bene. Questa nota non suonava bene perché stavo mantenendo lo strumento male. Quando io, vado a bloccare questi petali qua che stanno sotto, le note escono mute. Vi faccio un esempio, metto la mano sotto e li blocco, blocco questi petali qua, succede questo. C'è un sustain molto piccolo, invece senza la mano, sotto non c'è niente che interferisce. Vediamo già un sustain lunghissimo, questo è il modo giusto per mantenerlo, guardate, fra le gambe in questo modo, più largo possibile, deve quasi cadere lo strumento, però non fatelo cadere, non vi conviene. Avrete un altro fogliettino con la scala anche per l'altro lato, e dovete seguire sempre i numeri che stanno sul fogliettino. Questo è. Vi spiego qualche metodo per cominciare a suonare, per fare qualche melodia. Qualche metodo facile potrebbe essere quello di separare lo strumento in due parti uguali. Guardate, ad esempio con la linea centrale, faccio così, lo separo in questo modo, così ho il lato destro e il lato sinistro. Quindi, cosa posso fare qua? Con la bacchetta posso fare un arpeggio. Sentite qua. Vedete? Ho fatto questo arpeggio sul lato destro. Ora che faccio? Vado a rifarlo sul lato sinistro. Faccio gli stessi movimenti su ogni lato. Potete cambiare movimenti, improvvisare in qualsiasi modo. Lo strumento è fatto appunto per questo, per improvvisare. Ora che succede? Una tecnica, diciamo, una delle tecniche basilari. Io appoggio una mano qua. Per rendere il suono più dolce, meno metallico. Allora, stavo dicendo, appoggio questa mano qua per rendere un suono più dolce. La differenza. Ora